È stata Brescia a lanciare il 97esimo campionato di Serie A, una grande festa qui nella cittadina della Leonessa con tanti personaggi, ospiti di ogni squadra per un torneo che prenderà il via, magari non a caso, sabato pomeriggio al Pala Carrara con una sfida strana, Avellino-Cantù, solo perché gli irpini hanno il campo squalificato, hanno deciso di giocare in via Fermi. Poi ovviamente domenica ci sarà la sfida che ci interessa più da vicino, quella di Pesaro, Pesaro e Pistoia Basket, Alessandro. Sì, davvero una giornata molto interessante qui a Brescia, tanti personaggi che poi appunto abbiamo intervistato per voi, che hanno fatto un po' le carte alla stagione che verrà. Noi intanto però vi facciamo ascoltare le parole di Egidio Bianchi, il presidente della Lega Basket. Presidente, intanto è un piacere rivederti. Che campionato dobbiamo attendere? Un campionato con un livello sicuramente tecnico più alto, ma spero anche con squadre che continueranno a lavorare nella direzione di incrementare il nostro prodotto. Un prodotto di Serie A, vogliamo che questa A sia maiuscola, quindi stiamo lavorando a più livelli perché questo campionato presenti queste caratteristiche. Una parola sulla Toscana, allora il Mandela Forum riospiterà le finali di Coppa Italia, Pistoia al momento è l'unica squadra di Serie A1, però Siena è dietro e c'è un bel movimento. Ma io credo che la Toscana stia ritornando sicuramente gradualmente su quello che erano i fasti di un tempo. Firenze è molto interessata a crescere, quindi anche in Serie B comunque ha allestito un bel roster. Siena continua in questo momento a crescere nella logica di una società che deve fare i suoi passi per ritornare a quello che era ovviamente la posizione che occupava fino a poco tempo fa. Pistoia è la punta di diamante di un movimento che secondo me comunque ha possibilità di crescere ulteriormente. Protagonista TVL, protagonista Sport TVL, protagonista la nostra emittente di un'altra stagione interessantissima, speriamo facendo debiti scongiuri anche positiva per il Pistoia Basket. Tornano con l'inizio del campionato anche tutti i programmi, in settimana ci sarà derby ma presto cambieremo nome. Ci sarà l'aiuto di Alessandro Benigni, ci sarà l'aiuto di Federico Guidi, insomma la squadra di TVL si rinnova anche per le teleradiocronache in diretta delle partite, anche se purtroppo non potremo vedere le partite che poi vi proporremo in telecronaca registrata, ma ci sarà la diretta dalla sala stampa sia in casa che fuori per quanto riguarda i dopo partita e ci sarà il consueto programma settimanale. La linea torna allo studio di Pistoia.